Allora, argomento molto interessante, specialmente per l'articolo 1. Cosa succede o cosa dovrebbe succedere nella parte, diciamo, più importante, più topica della nostra sequenza di tiro, qualunque essa sia, dove tutto accade, dove tutto si compie, sia che duri un centesimo di secondo, sia che duri 4, 5, 6 secondi. È la parte della nostra sequenza che va dall'ancoraggio al rilascio. Molto spesso, anzi in tantissime occasioni, specialmente parlando di arco nudo, si vedono dei rilasci anticipati in modo clamoroso, che ficcano completamente il risultato della freccia, proprio perché dietro non c'è nessuna strategia, o comunque non è stata impostata precedentemente una strategia adeguata. E questo ha potuto magari formare una forma cosiddetta di target panic, oppure di stress incontrollato o di anticipazione addirittura del rilascio dovuto a una forma di stress o dovuto a qualsiasi tipo di patologia che non gli permette di neanche di incominciare l'impostazione del tiro. Adesso vediamo due cose. Una, vediamo una sequenza di tiro per quanto riguarda l'arco nudo, perché potrebbe essere rapportata a qualsiasi tipologia di arco, che è la mia sequenza di tiro. Quindi adesso io scriverò su questo foglio qual è la mia sequenza di tiro, qual è, come mi rapporto io, che strategia utilizzo per poter tirare le mie frecce, o che comunque vorrei utilizzare. Non sempre quello che voglio fare avviene. Faccio due preamboli. Uno per quanto riguarda l'arco olimpico e l'arco compound, che hanno meno problemi di questo genere. No, uno perché l'arco olimpico ha il clicker, quindi una volta raggiunto l'ancoraggio deve svolgere un'azione meccanica, che è per l'appunto quella più importante, no? Una strategia che è stata impostata meccanicamente, quindi a cui non ci si può sottrarre. Bisogna far uscire questa freccia dalla lamella, e quindi c'è tutto il tempo non per mirare, ma c'è tutto il tempo per affinare l'equilibrio dinamico, affinare le forze di spinta e trazione sul piano verticale, affinare la muscolatura agonista, disabilitarla e ottenere quindi un tiro pulito. Non ultimo, ma per l'appunto più importante, il fatto di rilasciare in modo automatico senza addirittura utilizzare il sistema nervoso centrale, quindi passando direttamente dal sistema nervoso periferico, con una sorta di rilascio a sorpresa, dovuto per l'appunto al finto. La stessa cosa avviene nell'arco compound. Nell'arco compound sempre di più si utilizzano sganci meccanici in back tension, quindi che si utilizzano con la tensione dorsale, i quali sganci aprono il proprio sgancio in modo inatteso. Quindi in modo inatteso. Ecco, per l'appunto ci era agganciato al precedente. Come io posso mirare se non so quando scoccherà la freccia? Non posso mirare. Ecco che anche l'arco compound, la strategia di mira è sofisticata e non è purtroppo è dipendente dall'inconscio. Deve essere totalmente delegata all'inconscio, per l'appunto perché il conscio non sa quando partirà la freccia. Chiuse virgolette. Parliamo un po' invece dell'arco nudo. L'arco nudo invece
è un po' un problema, no? Perché una volta raggiunto l'ancoraggio, che faccio? Una volta raggiunto l'ancoraggio, devo inventare una strategia per non anticipare in modo inadeguato il rilascio della freccia quando non sono ancora pronto, quando non ho ancora un equilibrio dinamico completo, quando gli allineamenti delle forze in gioco di spinta e trazione non sono ancora ben allineati sul piano verticale, ed è di difficile attuazione, allora devo impostare una strategia affinché tutto questo avvenga, e questo è molto più difficile che non utilizzando l'arco olimpico o l'arco compound. Allora, intanto vediamo un po' qual è la mia, prima di parlare appunto dell'ancoraggio al rilascio, qual è la mia sequenza di tiro, no? Che poi la sequenza di tiro è quella da quando parto con l'arco verso il picchetto o la linea di tiro e finisco con scoccare la freccia, no? Vediamo un po' qual è la mia sequenza di tiro. Allora, innanzitutto, uno, parto verso la linea di tiro ben determinato a fare centro. È importante questo, io devo partire già con l'idea ben precisa. Stringo con forza l'impugnatura. In modo da stabilire un contatto fisico con la mia volontà. Questa è una sorta di interruttore, no? Logicamente me lo sono creato io, quindi quando parto stringo con forza l'impugnatura per stabilire proprio un contatto fisico, quindi dare un senso forte a quello che dovrò andare a fare. Ok? Due. Mi posiziono sulla linea di tiro con i piedi leggermente divaricati, i piedi paralleli alla linea di tiro, mi sento ben comodo e il peso è equamente distribuito, no? Normale. Mi posiziono sulla linea di tiro. Tre. Incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti. Con gli stessi identici movimenti. Mi immagino la mia migliore sequenza, quella del 10, sicuro, e ne rivivo le sensazioni. Ma questo, dopo essermi posizionato sulla linea di tiro e posizionato sempre i piedi nello stesso modo, incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti. Questo è molto importante, fa parte della mia sequenza.
io non devo modificare niente nella mia sequenza, sempre estraggo sempre le frecce, incocco sempre nella stessa maniera. Questo è molto importante dal punto di vista inconscio. Questo è il momento migliore per la visualizzazione, per visualizzare inconsciamente, dare all'inconscio l'input di precisione, di perfezione. Ma questo per tutta la tecnologia? Per tutte le tecnologie, tutti gli altri, qualsiasi tipo di altro, qualsiasi tipo di strategia, tutti. In questo momento ho la mia visualizzazione, devo visualizzare il più bel tiro che abbia mai fatto, lo devo rivivere le sensazioni, perché devo mettere il mio inconscio, siccome sfrutterò molto di più l'inconscio del conscio, devo mettere il mio inconscio nelle condizioni migliori, metterlo a proprio agio in modo ottimistico, quindi quello di fare 10, di sentire che farò 10, di rivivere le sensazioni di quanto ho fatto un bel tiro, ok? E questo è il momento giusto. 3, 4. Posiziono le dita sulla corda. Posiziono le dita sulla corda con grande attenzione tra la prima e la seconda falange, perlomeno io lo faccio così, abbastanza profondo, tra la prima e la seconda falange, facendo molta attenzione a dove posizionerò la padella. Dovrò essere molto pignolo su questo. 5. Posiziono la mano sulla griffa. O impugnatura che mi si voglia. In modo tale che le nocche siano a 45 gradi. Questo è molto disatteso. Le nocche siano a 45 gradi perché il punto di spinta dell'arco deve essere in corrispondenza di quest'osso che si chiama radio. Questo è fisica. Io non posso avere l'arco così, perché sono disassato nel punto di spinta, avrò una torsione in più, quindi dovrò essere in questa posizione. Molto semplicemente, se questa è la linea della vita, l'arco deve toccare solo questa parte non la deve toccare con nessun'altra, perché se la tocca provoco torsioni, provoco caos e quindi nel tiro con l'arco non va bene, ok? Quindi dovrò, per una giusta posizione, le nocche le vedo a 45 gradi. Se le vedo a 45 gradi sono in posizione. Il punto di spinta, il punto di pivot, di pressione sull'impugnatura è in questa posizione, esattamente in corrispondenza del radio, e quindi le forze possono essere allineate col minimo della torsione. Adesso cominciamo a entrare in zona, nella zona più interessante. 6. Traziono leggermente per annullare il peso dell'arco. Alzo l'arco ispirando. Inspirando. Cosa vuol dire inspirare? Inspirando. Invece quando butto fuori? Espirando. Ok? Quindi traziono leggermente, vuol dire trazionare leggermente, e alzo sull'arco riempendo un po' i polmoni. Ok? Traziono leggermente e alzo sull'arco. E lo posiziono
alzo l'arco ispirando e lo posiziono in linea con il bersaglio. In linea col bersaglio. Estendo la spalla e la lascio estesa durante la trazione, guardando solo il centro del bersaglio. Rilasso e tengo rilassate tutte le dita della mano dell'arco. Ok? Espando leggermente la spalla e rilasso la mano dell'arco. Estendo leggermente la spalla. Estendo la spalla dell'arco guardando solo il centro del bersaglio. Non guardo la punta, non faccio niente, mire che queste cose fa strane. No, guardando solo il centro. Quindi non, la mira non esiste, non dobbiamo mirare, questa non è una fase per capire niente, dobbiamo guardare il centro del bersaglio, stop, concentrarsi su cosa dobbiamo colpire. Rilasso e tengo rilassate tutte le dita della mano dell'arco. È il momento di rilassare le dita della mano dell'arco. Io vedo troppa gente che tira col mignolo della regina Elisabetta quando prende il tempo. Va bene, il mignolo provoca tensioni fino quasi alla spalla. Quindi è il momento di rilassare tutte le dita. Rilassare tutte le dita. Sette. Controllo la proiezione della corda, controllo la proiezione della corda, la testa è immobile e rilassata, la testa è immobile e rilassata. Gli occhi sono entrambi aperti. Perché gli occhi aperti? È sempre assolutamente conveniente avere tutti e due gli occhi aperti. Tutti e due gli occhi aperti rilassano la faccia molto di più e ti rendono molto più consapevole tridimensionalmente di cosa esiste davanti a te. Completo la trazione. Completo la trazione. Espirando leggermente. Di una linea il più retta possibile. Le dita della corda della corda si rilassano,
e anche il dorso della mano della corda. Ok, quindi sono arrivato finalmente all'ancoraggio. Rilascio leggermente le dita e anche il dorso della mano. Qua deve diventare una catena, non ci deve essere più tensione muscolare. Benissimo, siamo arrivati a questo punto. Cioè non abbiamo ancora fatto niente. È tutta preparazione, sia fisica che psicologica, perché abbiamo già effettuato anche l'anticipazione del gesto, quindi una visualizzazione per mettere in condizione l'inconscio, quindi come operare, da adesso in avanti, in modo ottimale. Quindi siamo arrivati all'ancoraggio. Molto spesso il tiro finisce qua e siamo arrivati. Invece il problema qual è? Anzi, la soluzione, non il problema, che il tiro comincia qua. Il tiro inizia dal punto. Finora è solo stata preparazione. Il tiro comincia dal punto. Da lì in avanti capita se facciamo bene o facciamo male. Dipende da adesso in avanti. E da adesso in avanti che dobbiamo, con l'allenamento, con l'organizzazione del tiro, con una giusta strategia e un giusto metodo per farlo, dobbiamo inventarci cosa metterci da qua al rilascio. Raggiungo l'ancoraggio. Sempre guardando solo il centro del bersaglio. Sempre guardando solo il centro del bersaglio. Quindi mira con l'impazione. Vieni, no, Satana. Per evitare di perdere tensione, concentrazione e allineamento. Ok? Perché devo guardare solo il centro del bersaglio? Perché se io in questa fase qua cerco una linea di collimazione, sbaglio, sono rovinato, non lo devo fare. Perché se facessi in quel modo mi irrigidisco, perdo tensione, perdo concentrazione, perdo l'allenamento, non lo devo ancora fare. Non sono ancora pronto perché non ho ancora affinato l'equilibrio dinamico, non ho ancora affinato la forza di spinta e trazione perfettamente su un piano verticale, perché se io non sono su un piano verticale al rilascio avrò uno spostamento caotico. 9. Entriamo nella zona calda. Controllo la sensazione ottimale dei contatti al viso e proseguo. Controllo la sensazione ottimale dei contatti al viso e proseguo. Ok, tutto questo avviene in pochi attimi, non vi crediate, può avvenire in poco, pochissimo, però dobbiamo sapere cosa stiamo facendo, potrebbe anche essere così. Però
se sappiamo cosa stiamo facendo, perché se non sappiamo cosa stiamo facendo stiamo tirando le pietre nel fiume. Gluc, 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 gluc. Bellissimo, bellissimo divertimento, ma non è tirare con l'arco per fare 100. È uno che sente un gluc, o toc, o paff, o ciuff. Guarda, ma è bellissimo sport, ma si fa ginnastica, non si fa tiro per prenderci. È un'altra cosa. 10. Zona caldissima. Effettuo la trazione secondaria. Effettuo la trazione secondaria. Che cavolo sarà? Sento che la scapola della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale. Sento che la scapola della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale. Sempre guardando solo il centro del bersaglio. Sempre guardando solo il centro. Lo sguardo non deve distogliersi dal centro. L'avambraccio della corda è completamente rilassato. Avambraccio rilassato. L'avambraccio della corda è completamente rilassato. Cioè io sto spostando la trazione, la sto spostando sul muscolo dorsale. 11. Ora mir. Ok? Fino qua. Non ho cercato di capire, non ho ancora innescato una strategia di mira. Ora la posso innescare. Miro, tra virgolette. Sono in apnea. La punta della freccia. La punta della freccia è completamente sfocata. È completamente sfocata la punta della freccia. La messa a fuoco è sempre sul centro del bersaglio. La punta della freccia è completamente sfocata in visione secondaria. So che c'è, la quale si posizionerà automaticamente nel posto giusto. Qualunque esso sia, non è detto che debba essere nel giallo, nello super spot, nel perno. Quello che interessa a me è che la freccia completamente sfocata, il mio inconscio la posizionerà sempre nel punto che lui preferisce. Sarà sempre quello, quello che gli piace a lui, ok? Lo farà automaticamente, perché io l'ho addestrato a farlo automaticamente. In effetti, la mira accade
inconsciamente